Allora, scusate, consentitemi una brevissima introduzione. Oggi abbiamo questo workshop organizzato nell'ambito di un progetto della Comunità Europea che si chiama Liquefact, che tratta il tema della liquefazione indotta dai terremoti. Abbiamo chiesto ospitalità al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna perché ritenevamo che non ci potesse essere una sede migliore, più appropriata, dove trovare persone realmente interessate a questa tematica e ricevere da loro il contributo, diciamo, che ci aspettiamo in quanto partecipanti a questo consorzio. La giornata si articola in alcune sessioni. Abbiamo una sessione mattutina che vedrà i saluti, diciamo, gli interventi delle persone che vedete qui, diciamo, in questo momento seduta al tavolo. Seguirà, diciamo, un coffee break e poi ci saranno altri interventi di natura più scientifica. Nel pomeriggio, dopo il lancio, ci sarà la presentazione del progetto, cioè ci alterneremo i leader dei vari work package e presenteremo le tematiche che il progetto si propone di affrontare. In questa seconda fase alterneremo le presentazioni a un dibattito che auspichiamo venga dalla platea molto anche vivace, perché no? Perché l'obiettivo, ripeto, di questa giornata è appunto confrontarci con gli stakeholders, con le persone interessate a questa tematica. Gli interventi saranno tenuti in parte in italiano, in parte in inglese, perché abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi alcuni importanti relatori stranieri. Vi chiediamo scusa per questa, come dire, se vogliamo, disorganizzazione, però vi assicuro che non era del tutto agevole organizzare un servizio di traduzione simultanea. Let me welcome our guests. It's nice to have you here today. So I invite you, I give you the welcome to Italy and to this very nice region and very nice institution. Io lascerei la parola al dottor Bartolini che coordinerà questa prima sessione. Quindi buon lavoro a tutti e buon convegno. E direi passiamo subito alla sessione della mattina e quindi agli interventi di apertura. Vorrei solamente dire questo, che siamo molto lieti di accogliere questo primo workshop, questo primo meeting di questo progetto, direi, europeo molto importante, che vede la partecipazione di diverse università e centri di ricerca europei e anche di soggetti privati che operano nel settore. Quindi per noi è una grande soddisfazione ospitare questo primo evento, anche perché, voglio dire, come sapete, abbiamo sperimentato direttamente nel 2012, nella sequenza sismica che purtroppo ha colpito la nostra regione in misura minore, le regioni Lombardia e Veneto, abbiamo sperimentato gli effetti dei fenomeni di liquefazione. E quindi siamo molto interessati a questo tema. Quindi la regione Emilia-Romagna è in prima linea, non solo perché abbiamo visto in questo progetto nel quale noi svolgiamo un ruolo di stakeholder e end user, abbiamo visto che verrà selezionato in Emilia uno dei quattro siti di validazione dello studio di macrozonazione dell'Europa, gli altri tre sono in Portogallo, Slovenia e Turchia, ma in Emilia verranno anche allestiti da 2 a 3 campi prova per la sperimentazione di tecniche di miglioramento dei terreni al fine di renderli più resistenti alla liquefazione in caso di sisma. Quindi per noi questo è molto importante, quindi seguiremo da vicino sicuramente l'evoluzione e lo sviluppo di questo progetto europeo, che avrà una durata ragguardevole. È un progetto, direi, su questo tema uno dei più importanti finora
implementati a livello europeo, quindi durerà 3 anni e mezzo, mi pare di aver sentito dai professori universitari che fanno parte di questo consorzio, e quindi seguiremo sicuramente con molta attenzione gli sviluppi e gli esiti di questo progetto. A questo punto cedo immediatamente la parola al direttore generale regionale della Regione Emilia-Romagna, cura del territorio e dell'ambiente, ingegner Paolo Ferecchi, che farà l'intervento introduttivo, in quanto l'assessore Paola Gazzolo, purtroppo per impegni sopraggiunti, non potrà essere presente. Tuttavia ci tiene a portare il suo saluto personale e l'augurio di un buon lavoro, e poi avrà certamente occasione di confrontarsi con voi in altre occasioni. Prego. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti anche ai partner stranieri, oltre che naturalmente a quelli nazionali. 4 anni fa, il 20 maggio 2012, in Emilia la terra ha tremato. La prima scossa alle ore 4:03, con una magnitudo locale di 5.9, epicentro finale Emilia-Modena, ha interessato i territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. Altre scosse sono seguite, la più forte il 29 maggio alle 9 del mattino, con magnitudo locale 5.8. In totale sono state 7 le scosse di magnitudo superiore a 5. In tutto sono stati interessati 58 comuni, le vittime del sisma sono state 30, 350 i feriti, 16.000 gli sfollati, 55.000 le persone coinvolte. 30.000 le abitazioni dichiarate inagibili, 450 le scuole danneggiate o inagibili, 782 edifici di culto lesionati, evacuati gli ospedali di Mirandola, Carpi, Finale Emilia e Bondeno. È stata colpita una delle aree produttive più importanti del Paese. Nei comuni del cratere si concentra l'1,8% del PIL nazionale. Gli effetti del sisma sulle costruzioni hanno costretto alla cassa integrazione circa 40.000 lavoratori di numerose aziende. Da subito ha preso avvio un grande lavoro di squadra delle istituzioni nazionali e regionali, con i comuni, le province, le associazioni produttive e professionali, i cittadini, per un rapido ritorno alla normalità e per avviare al più presto le attività produttive, le attività nelle scuole e il processo di ricostruzione. A distanza di 4 anni il percorso non si è ancora concluso. Molto è stato fatto per restituire alle comunità le case, gli edifici per il lavoro, le scuole, gli spazi e gli edifici pubblici di aggregazione sociale, culturale, religiosa, ricreativa, che da sempre rappresentano i principali riferimenti per l'identità delle comunità del territorio. È necessario non dimenticare quanto è successo e valorizzare quanto è stato fatto e quanto è ancora da fare per la completa ricostruzione dei centri storici e degli edifici pubblici e dei beni culturali vincolati. L'obiettivo strategico, a 4 anni di distanza dal sisma, è quello di dare un forte impulso alle politiche di mitigazione del rischio sismico nel territorio regionale. Politiche che non possono prescindere da una cultura della prevenzione del rischio sismico, che deve potersi sviluppare e crescere in maniera consapevole e responsabile nelle comunità e da conoscenze tecnico-scientifiche sempre più evolute, indispensabili per l'attuazione dei programmi pluriennali di riduzione del rischio sismico. La pianificazione urbanistica, la rigenerazione e la riqualificazione del tessuto urbano e produttivo non possono più prescindere dalla conoscenza e dalla gestione dei rischi naturali, tra cui quello sismico. Tra gli effetti che hanno caratterizzato la sequenza sismica del 2012 in Emilia vi è stato il fenomeno della liquefazione dei terreni, che ha interessato in misura diversa tutta l'area epicentrale, provocando l'inagibilità di parti dei centri abitati, primi fra tutti San Carlo, frazione del comune di Sant'Agostino, in provincia di Ferrara, e Mirabello di Ferrara. Nella ricostruzione particolare attenzione è stata posta allo studio degli effetti locali indotti dai fenomeni di liquefazione dei terreni, per perseguire non solo l'obiettivo della riparazione e del ripristino, ma anche quello della riduzione del rischio sismico. La Regione Emilia-Romagna, dopo il rilievo degli effetti di liquefazione osservati a seguito delle scosse del 20 e 29 maggio 2012,
ha realizzato la microzonazione sismica di terzo livello dei comuni più danneggiati e ha previsto l'erogazione di contributi e formulato indirizzi per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione nei casi in cui tali fenomeni hanno provocato gravi danni. Una novità rispetto ai terremoti del passato, in cui i contributi erano destinati esclusivamente alla riparazione e ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture. La Regione Emilia-Romagna, come diceva l'ingegnere Bartolini prima, è pertanto particolarmente interessata ai lavori di questo nuovo progetto europeo Liquefact ed è lieta di ospitare oggi il primo workshop. Fin dalla presentazione del progetto europeo a cura dell'Università di Pavia e di EU Center, la Regione si è dichiarata interessata ed ha deciso di aderire al progetto, come diceva sempre Bartolini, in qualità di stakeholder and user e di contribuire mettendo a disposizione le proprie conoscenze, banca dati e mappe di microzonazione sismica e le competenze delle proprie strutture organizzative, favorendo anche il coinvolgimento di alcuni comuni, di Cavezzo e di San Felice sul Panaro, per l'individuazione di aree idonee per realizzare campi prova nei quali effettuare indagini conoscitive e test di verifica di alcune tecniche di mitigazione, come verrà meglio descritto dagli interventi che seguiranno nella mattinata. Ma la strada della prevenzione Emilia-Romagna non l'ha scoperta nel 2012, quando il terremoto ci ha fatto tremare. La consapevolezza che la prevenzione sia la via più efficace alla riduzione dei rischi è nata e si è sviluppata ben prima, a partire dalla prima legge regionale sull'urbanistica, la famosa legge regionale 47 del 78, tutela e uso del suolo, che prevedeva tra i compiti del piano regolatore generale l'individuazione delle aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo e indicava come non idonee agli insediamenti le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe, di alluvioni e che presentassero caratteristiche geomorfologiche sfavorevoli. Sempre la stessa legge prevedeva tra gli elementi costitutivi del piano una relazione geologica con prescrizioni per i nuovi insediamenti e per le principali trasformazioni del territorio. Le norme e le linee guida emanate negli anni successivi fino ad arrivare alla legge regionale 19 del 2008, norme per la riduzione del rischio sismico e all'aggiornamento degli indirizzi per la microzonazione sismica del 2016, hanno via via perfezionato e adeguato alle conoscenze attuali e alle norme nazionali vigenti le indicazioni sulle azioni da mettere in atto per la riduzione dei rischi naturali. La nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, in corso di elaborazione, se tutto va bene andremo in giunta entro la fine dell'anno, pone molta attenzione al patrimonio edilizio esistente e in particolare al riuso e alla rigenerazione urbana sulle basi di standard di qualità e di sicurezza sismica elevati. In sintesi, l'obiettivo di rendere la nostra comunità sempre più resilienti, capaci di convivere con i rischi naturali sempre più frequenti e di mettere in atto adeguate misure ed azioni. Questa è la sfida dei nostri tempi. Auguro a tutti un buon lavoro e una buona permanenza a Bologna. Ringrazio Paolo Ferecchi di questo intervento. Ora brevissime considerazioni che vorrei aggiungere a quanto detto dal direttore. E come è stato detto, il terremoto del maggio-giugno del 2012, che ha interessato la regione Emilia-Romagna in misura minore le regioni Lombardia e Veneto, ci ha messo di fronte a fenomeni prima di allora sconosciuti forse a molti. La liquefazione dei terreni prevalentemente sabbiosi saturi, sollecitati da azioni cicliche dinamiche, il sisma, in condizioni non drenate. La liquefazione, come sappiamo, è un fenomeno ecosismico che può avvenire durante i terremoti al verificarsi di particolari situazioni geologiche, idrogeologiche, geotecniche del sito e di severità del sisma. In Italia, nel terremoto emiliano del maggio-giugno 2012, sono verificati estesi fenomeni di liquefazione con danni anche rilevanti a strutture e infrastrutture. Non è la prima volta che tale fenomeno ecosismico si verifica nel territorio italiano e nella nostra regione in particolare. Numerose sono le documentazioni storiche che descrivono effetti simili a quelli osservati in occasione delle scosse sismiche del 20 e 29 maggio 2012 nella pianura padana e nella fascia costiera dell'Emilia-Romagna. Ricordo a questo proposito
il terremoto di Ferrara del 1570, quello di Argenta del 1624, quello di Cesenatico del 1875 e di Rimini del 1916. Se leggete le documentazioni troverete indicazioni su questi fenomeni. È però la prima volta che tali fenomeni hanno interessato un'area così vasta, dal Secchia al Reno, si può dire, rendendo inagibili parti di alcuni centri abitati, come è stato detto prima, e influenzando in maniera significativa il processo di ricostruzione. Già nelle prime ore del 20 maggio 2012 venne avviato, in collaborazione con i servizi tecnici di bacino sul territorio, con l'associazione GeoProcive e con Emergeo dell'NGV, il rilievo delle manifestazioni in superficie della liquefazione. Il rilievo fu poi ripetuto dopo la seconda forte scossa del 29 maggio. La mappa descrittiva degli effetti causati dai fenomeni di liquefazione, resa disponibile fin dal 7 giugno 2012, è tuttora consultabile nella pagina web della Regione Emilia-Romagna nel settore ambiente, servizio geologia. Per valutare quanto accaduto e stimare il rischio di liquefazione nei territori che risentirono degli scuotimenti sismici, nonché per ripristinare al più presto la funzionalità degli edifici, delle strutture produttive, delle infrastrutture viarie e delle reti di servizi temporaneamente inagibili, la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Protezione Civile istituirono un gruppo di lavoro interdisciplinare costituito da geologi, geotecnici, ingegneri strutturisti della Regione Emilia-Romagna, del Dipartimento, della Provincia di Ferrara, delle sezioni di geotecnica dei Dipartimenti di Ingegneria Civile dell'Università di Ferrara e Firenze, degli ordini professionali dei geologi e degli ingegneri. Questo a testimoniare che il fenomeno di liquefazione è una materia interdisciplinare per tutti gli effetti che induce, oltre al fenomeno in sé. Il coordinamento del gruppo di lavoro fu affidato alla Regione e al Dipartimento di Protezione Civile. E il gruppo si è avvalso anche del contributo di istituti di ricerca del Consiglio Nazionale e di altri dipartimenti di ricerca e di altri dipartimenti universitari. I risultati delle indagini e delle attività di tale gruppo di lavoro sono stati pubblicati online nel sito regionale settore geologia. Ecco, quindi sulla base di questi studi, di questi risultati, si è capito subito che sul tema della ricostruzione, come è stato detto, era necessario prevedere anche la possibilità di realizzare interventi di mitigazione del rischio di liquefazione, laddove maggiori erano stati gli effetti nei terreni. Ecco, perciò con apposite ordinanze sono state rese disponibili contributi per realizzare interventi di mitigazione del rischio di liquefazione per la ricostruzione di edifici gravemente danneggiati ubicati nei siti dove si erano manifestati effetti di liquefazione. Ecco, come già stato detto, è stato anche avviato nel programma dei territori dei comuni la microzonazione sismica, l'analisi di condizioni limite per l'emergenza. Ecco. Gli studi, ecco, sono stati svolti da un gruppo di lavoro interdisciplinare, le mappe sono state pubblicate online e trasmesse ai comuni nell'ottobre 2013, quindi tutte le informazioni sono state rese disponibili dalla Regione. Ecco, vorrei un attimo semplificare e andare alla conclusione. Il tema, ovviamente, la parola chiave, come è stato già detto dal direttore, è la prevenzione, su cui la Regione punta moltissimo, e quindi la legge stessa regionale 19 del 2008, norme per la riduzione del rischio sismico, richiede che la progettazione tenga conto delle indicazioni che derivano dagli strumenti di pianificazione urbanistica, e per l'approvazione dei quali, come sappiamo, in Emilia-Romagna è necessaria la microzonazione sismica fin dal 2007, ed è certamente auspicabile una maggiore sinergia tra pianificazione urbanistica e progettazione degli interventi. Ecco. Concludo dicendo che ben venga un progetto internazionale come l'Iquefac,
che ha tra le sue finalità la definizione anche di tecniche per individuare gli interventi più appropriati in base agli scenari locali determinate dalle condizioni geologiche e geotecniche del sottosuolo e dalle caratteristiche strutturali delle opere.